Ciao amiche e ciao amici, come produrre emozioni con il silenzio? Questo video per rispondere a Michela che mi segue su YouTube. In realtà la domanda di Michela era relativa ai silenzi telefonici, ma io in realtà posso produrre il silenzio, quindi ciò che sta tra, anche in una conversazione telefonica, ciò che sta tra una frase e l'altra, tra una parola e l'altra, cioè il silenzio, genera emotività perché la persona tende a proiettare. Quindi se io ad esempio parlo con una persona al telefono e poi mi ammutolisco, sto zitto, genero emozione. Genero emozione perché l'altra persona non capisce perché avviene questo. Ovviamente devo farlo nel modo giusto, devo allenarmi, devo anche semplicemente una variazione dei tempi, per cui parlo e poi lascio un po' di spazio tra una parola e l'altra, genero emozione. Nella seduzione, poi il silenzio può essere usato come assenza, come far vivere l'assenza. Quindi nel momento in cui io non mi manifesto più una persona, il silenzio non è soltanto un silenzio verbale. Io posso, diciamo, entrare in silenzio stampa, tra virgolette, chiudendo i canali comunicativi nei confronti di una persona, che possono essere messaggi, che possono essere, che ne so, WhatsApp, piuttosto che Facebook, Messenger, quello che è, smetto di comunicare. E nel momento in cui ricevo comunicazioni non rispondo. O rispondo, il silenzio paradossalmente può anche essere una risposta sterile. Una persona che ti cerca e tu rispondi in monosillabo, sì, tutto bene, grazie, giusto, quasi come fosse un qualcosa di educazione. Perché non dobbiamo mai sfociare nella maleducazione. Quindi sono tutte modalità per produrre emozioni, perché l'altra persona non capisce razionalmente e comunque capirà delle cose ma andrà a proiettare. Nel momento in cui noi innescheamo meccanismi fortemente proiettivi, automaticamente generiamo emotività e quindi generiamo coinvolgimento. Ovviamente va fatto nel modo giusto, calibrando, perché la calibrazione poi è fondamentale e in questo modo riusciamo rapidamente a produrre emotività e quindi a coinvolgere. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un like sotto, un mi piace e condividilo con i tuoi amici su Facebook, Twitter o quant'altro. Ciao!